Come configurare il remote CMI? Partiamo innanzitutto da un progetto nuovo, andando a selezionare uno tra i pannelli compatibili, ad esempio un GP4000. Selezioniamo il driver desiderato e apriamo il progetto. Ora andiamo sulla sezione progetto, andiamo nella sezione impostazioni e andiamo nella sezione servizi remoti. Attiviamo il ProFace Remote CMI. Dobbiamo dare un nome al server, cioè al nostro pannello, e una password di connessione. Sono entrambi obbligatori. Esistono tre tipi di connessioni: sincrona e asincrona, solo sincrono e solo asincrono. Il tipo di sincrono permette di poter navigare tra le pagine e far vedere sul pannello questa navigazione. Il tipo di asincrono permette di navigare tra le pagine del Remote CMI, ma sul pannello rimarrà fissa la stessa pagina. Il tipo di sincrono asincrono permette entrambe le navigazioni. Diamo un nome al server, diamo una password al server. La password deve essere complessa. Io utilizzerò punto profach3, questa qua. E andiamo a inserire degli oggetti sulla pagina. Adesso andiamo a caricare il progetto sul nostro pannello. Adesso andiamo a configurare il nostro Remote CMI. Andiamo a configurare una nuova connessione e qui abbiamo due metodi per creare un nuovo target. Il primo è cercarlo in modo automatico. E infine selezionarlo. Avviamo la connessione, inserendo la password che abbiamo configurato nel GP Pro X, e possiamo visualizzare ciò che succede sul pannello. Ovviamente in questa modalità non potremo comandare il pannello. Se attiviamo l'opzione per comandare il pannello, questo è permesso. È possibile anche configurarlo manualmente. Andando a impostare il nome server che abbiamo impostato sul GP Pro X e l'indirizzo IP del pannello.